Un'occupazione simbolica della sala consigliare di Palazzo Ducale. Questa mattina tutti i gruppi di minoranza, Movimento 5 Stelle, Sassari Progetto Comune, Sassari Forza Italia, Fratelli d'Italia, hanno manifestato contro il sindaco Nicola Sanna e la maggioranza di centrosinistra e per dire basta alla crisi che blocca l'amministrazione comunale. Una situazione di stallo che potrebbe portare l'opposizione a compiere un gesto estremo. Siamo preoccupati per. Per il fatto che questa città non è più governata ormai da tre anni, ancora mancano gli assessori, il sindaco cambia continuamente la giunta e la maggioranza minaccia di mandarla a casa, e questo naturalmente ancora non è stato fatto: il gesto estremo è quello di iniziare uno sciopero della fame qualora questa amministrazione e questa città non inizino come dire, a riprendere un percorso politico e amministrativo che porti la città a crescere e a risolvere i suoi problemi. Noi dobbiamo necessariamente dare un segnale forte, questo Consiglio Comunale ormai non è più rappresentativo dei cittadini sassaresi che non vogliono più questo sindaco e non vogliono più questa maggioranza di governo della città. Noi diciamo basta, abbiamo bisogno che il sindaco ci faccia sapere come vuole andare avanti, abbiamo bisogno che questa discussione approdi nell'aula consiliare che è l'aula che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini sassaresi e invece ci incischiano e fanno finta che tutto vada bene. Stiamo combattendo in, per quella che è la possibilità anche di una posizione della minoranza, siamo soltanto nove contro altri 26 consigli per cercare di riportare l'azione amministrativa nel, nel territorio. Un sindaco in centro-sinistra ormai delegittimati. Sassariè propone una raccolta firme. Questa è una proposta che parte da Sassariè di raccogliere 45.000 firme più una per far capire a questa sindaco, a questa giunta, a questa maggioranza che governa la città di Sassariè che non sono più maggioranza.